Iari Petris, è arrivata una sconfitta, ma Lampezzo esce a testa alta, visto che vi siete presentati anche con tantissime assenze. Sì, soddisfatti soprattutto nel primo tempo, dove siamo riusciti a tenere bene, a mettere anche in difficoltà la Viola, che è una signora squadra comunque. Secondo tempo, complice un po' di disattenzioni e anche qualche mancanza nella rosa, insomma, calo fisico, due gol presi alla fine, sconfitta 4-2. Ma dopo il tuo gol ci hai creduto al pareggio? Dopo il mio gol ci ho creduto, sì, come spero ci credessero anche tutti gli altri, insomma, sul 3-2 ci si può ancora credere. Ma aver tenuto comunque testa alla Viola in questo modo vi dà ovviamente la delusione per la sconfitta, ma anche il morale per dire, insomma, che ce la potete fare per la salvezza, sì, no, immagino? Sì, secondo me ce la possiamo fare, dobbiamo solo cominciare a mettere un po' di punti in tasca, perché nonostante le prestazioni in questo momento sono quelli a mancare per dare anche un po' di tranquillità e di fiducia nel gioco, ecco. Solo punti o è mancato anche qualcos'altro? Punti e attenzione, che quella purtroppo è una nostra mancanza quest'anno, e troppo spesso abbiamo cali di attenzione che ci puniscono quasi ogni volta, gol subiti, sì.